Il Mediterraneo ricomincia oggi con un viaggio negli aspetti più profondi della vita di un popolo, la sua libertà di espressione, le sue tensioni, l'ambiente in cui vive. In Tunisia vedremo come viene raccontata sui muri della capitale la rivoluzione. La nostra è una coproduzione Italia-Francia con France 3, ma con tanti altri, con la Grecia, con una serie di televisioni arabe. Cioè quello che noi cerchiamo di fare è proprio quello di raccontare ciò che sta avvenendo nel Mediterraneo, e in questo momento stanno avvenendo tante cose importanti, cercando di avere un pizzico di curiosità in più, cioè cercando di guardare dietro le apparenze, cercando di raccontare le storie che poi sono l'elemento giornalistico più interessante e anche più facile da tradurre, visto che Mediterraneo va in onda in 5 diverse lingue e in tanti paesi. Come ha detto per una conferenza stampa il direttore di Confindustria, se noi non riusciamo a capire che se abbiamo dall'altra parte dei paesi, quelli più a noi più vicini come Libia e Tunisia, dei paesi che hanno bisogno appunto anche di un grande lavoro di ricostruzione e compagnia varia, lì non riusciamo a capire nulla. Nel senso, noi dobbiamo puntare molto anche a creare dei rapporti stabili che siano sì culturali ma siano anche economici, creare una rete di porti, una rete di rapporti, di turismo, di tutto, cioè fare del Mediterraneo quello che era una volta, un grande terreno di scambi e di dialogo e di rapporti. Se sono 20 anni che la trasmissione va avanti e se la RAI, attraverso la testata giornalistica regionale, attraverso me che la dirigo, ha deciso di andare avanti, significa che il progetto ha tutto il suo valore e riscuote un interesse importante anche per le strategie internazionali della RAI. La cosa della quale siamo tutti molto orgogliosi è quello di aver creato un format intanto diverso da tutti gli altri. Perché il nostro non è un reportage di cronaca, è un reportage di approfondimento, ma in maniera particolare. È un reportage di storie, e dalle storie, dalle piccole storie, noi parliamo dei grandi fatti. Non parliamo della guerra, ma parliamo appunto della bambina uccisa in guerra. Allora, questo ci consente intanto di superare determinate frontiere ideologiche che altrimenti non avremmo potuto superare, e di far sì che il Mediterraneo sia l'unica trasmissione fatta in Europa che viene presa, tradotta, doppiata e mandata in onda da un circuito di televisioni arabe che sono, diciamo, l'omologo dell'Eurovisione italiana, cioè l'ASMU, la parte, diciamo, quella che raggruppa tutte le televisioni arabe.